Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova teoria Pokémon. Prima di iniziare con il video ragazzi voglio precisare qui su YouTube una cosa che ho già precisato in realtà su Instagram, ossia che ho acquistato Let's Go Eevee e che ci porterò una recensione più avanti sul canale. Non vi dico per ora cosa ne penso, quelli su Instagram già sanno nel caso passate da Instagram. Questo solo per farvi sapere che il gameplay che avevo detto che avrei portato in live in altre occasioni verrà posticipato, visto che sto giocando in questo momento Let's Go Eevee e mi sto concentrando su quello. Detto ciò, non ci perdiamo però in ulteriori introduzioni inutili e iniziamo con la teoria di quest'oggi. Nello scorso video teoria abbiamo parlato di Meltan, l'abbiamo inquadrato all'interno di tutta la sfera che avrebbe in teoria dovuto caratterizzare Meltan. Poi il fatto che sia stato trattato di merda da Game Freak, quello è un altro discorso. Quest'oggi invece siamo qui a parlare di una delle tematiche più affascinanti secondo me del mondo Pokémon, e penso non solo secondo me, ossia quella delle evoluzioni. L'evoluzione è probabilmente una delle caratteristiche più iconiche del mondo Pokémon, ma allo stesso tempo è anche uno degli aspetti più misteriosi, nonché una di quelle peculiarità del mondo Pokémon attorno alla quale sono già state fatte moltissime teorie a riguardo. Oggi però ci andremo a chiedere che cos'è effettivamente l'evoluzione, soprattutto da cosa dipenda. Mi spiego meglio. Ci sono tantissimi tipi di evoluzione nel mondo Pokémon, non solo il caso generale che tutti noi conosciamo, ma è possibile riportare tutte le evoluzioni a un motivo generale, a una sostanza, a un elemento che sia la base di tutte le evoluzioni? È proprio quello che proveremo a fare in questa teoria, quindi direi di iniziare subito. Definiamo innanzitutto il caso generale delle evoluzioni per poi andare a prendere più il particolare. Un'evoluzione da che cosa è dettata? Secondo il caso generale, di primo acchito ci verrebbe in mente di pensare al livello. È il livello di un Pokémon che in un caso generale determina il fatto che questo si evolva o no. Charmeleon a livello 36 si evolve in Charizard, così come Ivysaur, così come Wartortle e tantissimi altri Pokémon a livelli differenti ottengono diverse forme evolutive. Ora, posta questa questione, il livello è sufficiente per andare a spiegare tutto il sistema evolutivo del mondo Pokémon? Evidentemente no, perché basti pensare banalmente alle due tipologie di evoluzioni già introdotte nella prima generazione, ossia l'evoluzione tramite pietre e l'evoluzione tramite scambio, che con il livello in sé non hanno nulla a che vedere. Dunque non è effettivamente il livello la base delle evoluzioni, perché è evidente da quello che vediamo nel gioco. Dobbiamo dunque scavare un attimino più a fondo. Un livello da che cosa è effettivamente composto? Cioè, che cosa porta un Pokémon a salire di livello? La risposta ovvia sono i punti esperienza. Nel mondo Pokémon abbiamo questa barra di esperienza che non appena si colma fa scattare il Pokémon al livello successivo per poi resettarsi completamente. Ed è proprio l'esperienza che un Pokémon ottiene in combattimento che gli permette di salire di livello e dunque in futuro di evolversi. A questo punto però è l'esperienza che può essere considerata la base di tutte le evoluzioni? Anche in questo caso la risposta sembra negativa, perché in realtà l'evoluzione tramite pietre e l'evoluzione tramite scambio non ha niente a che vedere con l'esperienza. I Pokémon si evolvono normalmente senza dover manco combattere. Dunque non sembra l'esperienza in sé, neanche in questo caso, a essere ciò che sta alla base delle evoluzioni. Eppure c'è da fare una precisazione che ci sarà molto utile sui punti esperienza. I punti esperienza, badate bene, non sono l'esperienza che fa un Pokémon. Mi spiego meglio. Un Pokémon che fa esperienza e non punti esperienza è un Pokémon che generalmente da una lotta impara qualcosa, una tecnica. Insomma, ad ogni lotta e ad ogni esperienza effettiva che si fa nel mondo corrisponde un miglioramento del Pokémon. Nei punti esperienza questa cosa qua noi non ce l'abbiamo, nel senso che non è che a ogni punto esperienza il Pokémon impara qualcosa o cambia. Anzi, è quando la barra si riempie completamente di 1000 a volte punti esperienza che cambia qualcosa effettivamente nel Pokémon. Per intenderci, quando un Pokémon guadagna tot punti esperienza possono servire anche 5-6 battaglie per permettergli di aumentare di statistica, mentre nel concetto generale astratto dal mondo Pokémon dell'esperienza non è così che si fa esperienza. Se vogliamo metterla su un certo piano, nel mondo Pokémon l'esperienza intesa come apprendimento da un evento è piuttosto paragonabile agli EVS. Da una data battaglia con un dato Pokémon, un Pokémon guadagna una serie di EVS che poi gli permettono di aumentare le statistiche. Ma nel Pokémon, dopo ogni battaglia, c'è effettivamente un cambiamento. Questo è effettivamente più simile al concetto di esperienza in generale. I punti esperienza sembrano invece, anche a livello concettuale, qualcosa di radicalmente diverso dall'esperienza. Ma dunque, che
che cosa sono effettivamente. Abbiamo detto che una volta che la barra dell'esperienza si riempie, il Pokémon sale di livello e automaticamente aumenta di un certo valore le sue statistiche. Queste statistiche che aumentano, aumentano in maniera esponenziale, non seguono di pari passo ogni livello, ma piuttosto l'esperienza. Ad ogni livello che il Pokémon aumenta corrisponde infatti una barra dell'esperienza sempre più larga, e di conseguenza le statistiche che si aumenteranno nel Pokémon andando avanti di livello saranno sempre più alte. Questo suggerisce che la variazione delle statistiche ottenute con l'aumento di livello sia in realtà da imputare alla quantità di esperienza che è stata necessaria per salire di quel livello, e dunque a quella barra dell'esperienza completamente piena che poi si riazzera. In tutto ciò però non abbiamo ancora risposto alla domanda, e allora facciamo entrare in scena una descrizione di uno strumento molto particolare e profondamente legato nel suo utilizzo a quella che è la crescita del livello del Pokémon. Sto ovviamente parlando della caramella rara, quello strumento che tutti conosciamo, che è ambitissimo nel mondo Pokémon e che ci viene descritto come una caramella altamente energetica che permette l'aumento di livello del Pokémon. Ora è su questo termine, energetica, che si basa tutta la teoria che ho sviluppato dell'evoluzione nel mondo Pokémon. Se i punti esperienza fossero l'esperienza, come abbiamo già visto, non avrebbe senso che una caramella energetica facesse salire di livello il Pokémon, sarebbe totalmente insensato. Non è che se vado alla fabbrica della Haribo salgo a livello 100, non funziona così in teoria. Se abbiamo detto che il livello dipende dal quantitativo di esperienza ottenuto, possiamo fare un collegamento con la caramella rara. La caramella rara non solo fa salire di livello il Pokémon, ma automaticamente fornisce i punti esperienza che questo Pokémon dovrebbe ottenere per salire di quel livello, ma essendo la caramella energetica è solo una la conclusione che possiamo trarre. I punti esperienza non sono l'esperienza effettiva che il Pokémon fa, ma sono un certo quantitativo di energia. È l'energia che il Pokémon produce nei combattimenti che viene immagazzinata nella barra dei punti esperienza, che hanno un nome fuorviante a mio avviso, e che poi, raggiunto un certo livello di energia per l'appunto, esplode metaforicamente facendo salire di livello il Pokémon, sviluppando nel Pokémon delle particolari reazioni, un po' come nella chimica, che gli permettono di aumentare delle statistiche e ad un certo pacchetto di esperienza in un certo momento a portare addirittura all'evoluzione. Peraltro, quando vediamo un Pokémon evolversi, notiamo che sprigiona della luce propria, e sappiamo tutti, almeno spero, che un corpo che produce luce propria non è nient'altro che un corpo che produce energia. E dunque è evidente che l'evoluzione dipenda strettamente dall'energia. Non solo che dipenda dall'energia, ma che ne sia favorita da essa. Fatto questo giro immenso, però, adesso dobbiamo tornare a porci la domanda fondamentale che ci eravamo posti sia per il livello in sé che per i punti esperienza intesi come semplice esperienza. L'energia può essere a fondamento di ogni tipologia di evoluzione? Secondo me la risposta potrebbe essere sì. E come leggerete da titolo, quello che andrò a fare è cercare di spiegare, utilizzando l'energia, le evoluzioni tramite pietre, che prima abbiamo visto essere uno dei problemi fondamentali del porre il livello come base delle evoluzioni a livello generale. Livello a livello. Dovrei fare un corso di retorica. Dunque ricapitoliamo un po' tutto quello che abbiamo detto. L'esperienza non è altro che un certo quantitativo di energia che, raggiunto un certo livello, permette al Pokémon di aumentare di livello e di conseguenza di evolversi. Ora è logico supporre, sulla base di queste premesse, che un Pokémon non in grado di evolversi è semplicemente un Pokémon che non è in grado, nel corso della sua vita, di produrre un certo quantitativo di energia per innescare successivamente quella che è la sua evoluzione. Dove voglio andare a parare? Voglio andare a parare sul fatto che le pietre evolutive sono invece delle pietre dal fortissimo contenuto energetico. Non solo loro, ovviamente, sappiamo che tutto il mondo Pokémon in realtà è permeato da questa sorta di energia. La teoria riguardo alle Pokéball sostiene ad esempio che i Pokémon vengano convertiti in dati energetici all'interno delle Pokéball. Tornando però alle nostre pietre evolutive, queste pietre hanno un forte contenuto energetico. Si sostiene addirittura che le mega pietre siano una mutazione di queste pietre, ma il loro potere rimane ed è un potere molto molto forte. Queste pietre sprigionano luce e la luce va prodotta insieme all'energia e dall'energia. Prendiamo dunque un Pokémon abbastanza random che non sia in grado di evolversi se non con una pietra. Che ne so, Vulpix. Ammettiamo che Vulpix non sia un Pokémon in grado di evolversi in nessun modo. Vorrebbe dire che Vulpix non è in grado di raggiungere quel quantitativo di esperienza tramite la lotta nel corso della sua vita. Ma se Vulpix in un qualche modo riuscisse a interagire con un oggetto dall'energia spropositata in grado di fornirgli quel quantitativo di energia, allora non potrebbe effettivamente evolversi? Quello che voglio dire in poche parole è che, a mio avviso, le pietre evolutive possono fornire l'energia a determinati Pokémon con cui sono in grado di interagire
agire per raggiungere delle evoluzioni che non sarebbero in teoria nella loro natura. Questo vale per Vulpix, vale per Growlithe, vale per Weeping, vale per tantissimi altri Pokémon. Ora la domanda sorge però spontanea: queste evoluzioni sono considerabili evoluzioni naturali? Vero è che un Vulpix normalmente, secondo questa teoria, non potrebbe evolversi, ma è anche vero che comunque raggiungerebbe un certo stadio evolutivo utilizzando un oggetto naturale. Quindi come dovremmo considerarla questa evoluzione? Di certo non è impossibile che avvenga in natura, è possibilissimo, almeno a livello teorico, che un Vulpix si trovi vicino a una pietra focaia e che interagisca. Ma di certo è molto raro, e infatti allo stato brado nel gioco, se ci pensate, sono rarissimi, se non inesistenti, i Pokémon che si evolvono tramite pietra. Quindi semplicemente, a mio avviso, in natura queste evoluzioni non avvengono per impossibilità e incompatibilità degli strumenti, insomma, per difficoltà tecniche. È molto probabile, secondo me, supponendo, entrando nel campo delle supposizioni, che queste evoluzioni siano state scoperte dagli umani nel momento in cui probabilmente sono entrati in contatto con il mondo Pokémon stesso. E dunque, secondo questa teoria, Ninetales non sarebbe nient'altro che un Pokémon creato, fra virgolette, dagli umani. La conclusione definitiva è che, secondo questa teoria, le evoluzioni tramite pietra non sono nient'altro che delle evoluzioni scoperte dall'essere umano che è stato in grado di maneggiare due strumenti, due enti della natura, fonderli assieme e creare un nuovo Pokémon. Bene ragazzi, io credo che la teoria possa essere conclusa qui, abbiamo davvero spinto tanto quest'oggi, spero che vi sia piaciuta, spero che vi abbia interessato, vi invito come al solito a argomentare qui sotto nei commenti per rendere anche i commenti una sezione intrattenitiva di questo video, ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se chiaramente non siete ancora iscritti, premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed e passate dai social per rimanere sempre aggiornati, in particolare vi ricordo Instagram che a mio avviso è fondamentale per restare sempre aggiornati su ogni cosa e per avere anche contenuti extra. Detto ciò, io non ho più nient'altro da dirvi, per oggi è tutto e noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.